mio Dio, ragazzi! Allora, stamattina stavo scorrendo su internet e ho trovato il numero di Paulo Dybala e adesso devo chiamare proprio assolutamente Messi. Vi faccio vedere subito. Cioè, ragazzi, guardate qui, tutti quanti hanno fatto già un video perché l'hanno chiamato anche loro. E ve lo dico, ragazzi, che è il numero vero. Infatti, se andate qui, mi date il numero di telefono di Paulo Dybala. Scorriamo, c'è un Barbuz che ci dà il numero di Dybala. E noi oggi lo andremo a chiamare per fare i complimenti perché davvero è più forte di Messi. Dybala è più forte di Messi. E quindi, niente, io lo devo chiamare. Devo farmi regalare la sua maglietta. E quindi noi adesso lo chiamiamo. Un numero però molto strano, eh? E niente, dai, vediamo cosa dice Dybala. Dai Paolo, rispondimi. Dai Paolo. Ragazzi, mi ci hanno preso per il culo. Riproviamoci perché nulla è per vinto come le finali di Champions, perché la Juve ci riproverà sempre, ma le perderà sempre. Riproviamoci. Siamo a due, dai, la terza volta, richiamiamo, ragazzi. È lui, è il suo numero, io lo so. Io lo so. È il suo numero. E niente, non è il suo numero. Riproviamoci, ragazzi, dai, perché noi dobbiamo trovare il numero di Dybala, perché io so che c'è il numero di Dybala su internet, perché tanto tutti lo sanno il numero di Dybala e lo voglio sapere anche io. Dai, cerchiamo questo numero di Dybala, dai. Ciao, mi potete dare il numero di Dybala, Marchisio? Sì, li voglio anche io, li voglio anche io. Eccolo qua, il numero di Dybala è il 21 che è diventato il 10. Niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Niente, era una cazzata che volevo fare io per prendere per il culo un po' i tifosi juventini. Perché sul fatto di Dybala è più forte di Messi, avete visto che ho fatto, che ho detto voglio chiamare Dybala per elogiarmi che è più forte di Messi, a un video così per scherzare. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi dico dove non c'è nessun branchetto sotto controllo. Bella.